Io vi ringrazio. A questo punto, mi è arrivata una domanda e a questo punto la chiedo subito a bruciapelo a Piff: quando è che fa un film sulla mafia al nord? Ah, ah, che meraviglia sarebbe. A questo punto hai fatto Palermo, hai fatto lo sbarcagliato in Sicilia e regalaci anche un bel film, non so, su Cantù, su Pucinasco, Corsico, non so, Diciamo Milano degli che anni Ottanta. un briscello. dai, un Brescello. Brescello. Dai, in realtà gli estremi ci sono anche per trattarlo in stile mafia scesa dell'estate. Io un po' mi sono permesso di fermarmi un po' con la mafia perché ho avuto il sospetto a un certo punto, ho detto, ricompaio io a parlare di mafia, la gente incomincerà a tifare per bagarella, questo è un flash che mi sono trovato, ho detto, forse placarmi, però non solo un film sulla mafia al nord Italia, ma forse anche un film sulla mafia in Germania, Sì. perché anche lì ci sono alcuni giudici che ogni tanto vanno a insegnare, a spiegare, c'è da ridere, c'è veramente che tu dici non è possibile. E poi la vera realtà è che se individuo la persona giusta piuttosto lo produco, è che sarebbe il caso di raccontare l''ndrangheta ucciso sull'estate. Ci dovrebbe essere un PIF, cosa difficile da trovare, però un PIF calabrese che giri l''ndrangheta ucciso sull'estate, perché lì soprattutto, perché appunto già riuscire, se tu fai un film e prendi in giro i mafiosi, è già levargli parte del loro potere. Quindi, insomma, ci sono ancora gli argomenti, però io per un po' starò fermo, ecco, cercherò di parlare d'altro per non annoiare le persone. Beh, noi non ci saremmo annoiati, però rispettiamo la tua scelta. No, ma poi arriva, perché poi un'altra cosa che voglio assolutamente fare, lo dico nella speranza che nessuno faccia, è un film sul maxi processo, perché anche quello è una cosa tanto meravigliosa, perché la prova, quando forse una delle poche volte che lo Stato ha fatto lo Stato, ha tirato su un'aula in pochi mesi, ha fatto un processo dove neanche ha condannato tutti, quindi non è neanche stata una vendetta dello Stato, è stata una cosa giusta, e quella è una cosa che mi piacerebbe raccontare, che sia una serie o sia un film, lo dico nella speranza che nessuno lo faccia prima di me, però insomma, che si faccia. Piff, se anch'io decido di mettermi a ballare alla Scala, una cosa è, come dire, Roberto Bollo, una cosa sono io, ecco, cioè, quindi anche a voler. Ti ringrazio, però insomma, al solito, bravissima a raccontare la mafia nel mondo, ma non si sa perché non ci siamo quasi vergognati per anni a raccontare l'antimafia, chi si è opposto. Poi Bravo. c'è stata un'ondata in cui c'è stata una vanga di serie su gente, e poi ora c'è tutto, è sparito tutto. Quindi, però siamo fortunati perché fra 2 anni sono 30 anni, e quindi il numero tondo dell'anniversario suscita entusiasmo. Aspettative, Per poi esatto. scemare verso il 35esimo anno ci sarà qualche cosina, e poi il 40, però più passa il tempo e più saremo, temo, quattro gatti a raccontarci com'è Spero andata. di no. Io temo di sì, però forse sono troppo pessimista. Qui ci è arrivato un ultimo messaggio, la Calabria vi vuole bene, a proposito dei calabresi. Cioè, quindi. La Calabria ha delle realtà di antimafia così concreta che secondo me in tutti gli anni in Sicilia non ha mai avuto. Cioè, la situazione è disperata, però quelli che combattono sono, io una concretezza dell'antimafia calabrese in Sicilia non l'ho mai vista, un'organizzazione, una lucidità. E ogni volta che ci va, penso al presidente del Tribunale dei Minori, che leva la patria potestà in maniera anche soft, non neanche in maniera drammatica, però se va da una che ha il marito in carcere, 4 figli in carcere e ne rimane uno, in maniera più soft possibile, in maniera, non neanche in maniera aggressiva, riesce a levare la patria potestà, e tutte le volte che l'ha fatto nessuno di questi figli è tornata a delinquere. Quindi è una cosa rivoluzionaria. Cioè, la Calabria veramente, ci sono molti esempi negativi, ma ci sono dei, perché l'organizzazione è forte, la società non reagisce come dovrebbe, ma quelli che reagiscono
hanno tutto il mio rispetto, perché hanno una concretezza che in Sicilia non abbiamo mai avuto. Professore, d'accordo? Ma io sono... lei lo sa che una delle frasi che dico spesso è che l'Andrangheta è calabrese e non bisogna far finta che non lo sia. Ma quando trovate un calabrese antimafioso è il più antimafioso di tutti. Lo dico sempre. L'abbiamo visto anche con alcuni dei nostri laureandi. Verissimo. Ho visto Isola di Capo Rizzuto, l'abbiamo visto. Perché lavorano comunque in contesti difficilissimi, quindi devono essere motivatissimi e hanno grande coraggio. Se guardiamo anche i ragazzi che lavorano nelle cooperative, è una condizione completamente diversa, no? Con i piromani che camminano ancora sopra i terreni. E pensiamo anche a Goel. Goel è una cosa che non dico una cosa sbagliata, cioè io ogni volta che vedo Vincenzo Milanello ti cioè dico vabbè, ma non, dirà un errore, un congiuntivo sbagliato, ma fanno, cioè Goel è proprio una cosa che io rimango a bocca aperta, non è sbaglia una, ed è di una concretezza che io dico, non solo fanno una cosa che appena lo fai in Sicilia ti dico ah, lo fai per soldi, perché ovviamente fanno capire, non li deve fare. No, esatto. Cioè, fanno capire che essere anti-drangheta deve essere conveniente anche economicamente, quindi vanno dal commerciante. Ora, quando parte un Goel mi tiro un pippone che potete anche andare via proprio da solo, perché mi entusiasmo, vanno dal commerciante, c'è il lavoro nero nei campi e un'arancia, un chilo di arance te le vende 5 lire, 5 centesimi, scusa, io te le compro 5-10 centesimi, io te le compro il doppio, 20 centesimi, 25 centesimi, perché sono riusciti a saltare dei passaggi e posso permettersi di comprare a 20 centesimi il chilo, però tutti devono essere in regola, però se viene un giornalista da te a fare un'intervista, lui deve entrare, non puoi dire no, ti brucio il trattore, noi loro fanno... e compro un trattore nuovo e poi fanno la festa della ripartenza e dicono grazie signor 'Ndrangheta perché avevamo un trattore vecchiotto, ora grazie a te ne abbiamo uno nuovo. Cioè, la cosa che io quando l'ho saputo volevo abbracciare, volevo sposare e dicono sì, sì, quando in Sicilia tu dicono che addio Pizzo Travel, allora lo fate per soldi, lui dice sì, lo facciamo anche per soldi, bisognerà campare, no? Sì, esatto. Dove, perché la verità, ora questa è un'affermazione, io ho capito che la verità è che tu per combattere la mafia devi usare lo stesso linguaggio della mafia, e l'ho detto una volta andando che avevo fatto amicizia con un ragazzo di Caccamo che era l'unico che ha denunciato un estorsore e mi chiamava disperato dicendo qui ho paura, tutto il paese contro. Allora io mi sono ricordato che una volta non è ancora generale, però quando prima di diventare, non so cos'era in Sicilia, il colonnello della chiesa era a Palermo, lo chiama un carabiniere, un capo, non so che grado, però di un paesino sperduto che ha bisogno di aiuto perché la situazione era molto drammatica. Allora lui, e il colonnello allora dalla chiesa va nel paese e passeggia per le strade accanto a questo carabiniere che aveva chiesto aiuto, ed era un messaggio, come dire, non bisogna dire niente, tu hai capito che io sono accanto a lui e lo proteggo, io non sono un carabiniere, non sono niente, però ho pensato, io ero delle Iene, le Iene hanno un vestito ben preciso, mi sono vestito da Iena, nonostante non facessi più la Iena, e ho detto a questo mio amico, Giorgio, fammi vedere Caccamo. E abbiamo passeggiato, come fece il colonnello dalla chiesa, io vestito da Iena, che in tempi di oggi forse fa ancora più paura del carabiniere vero, e abbiamo passeggiato. E ho detto, stiamo facendo la stessa risposta di mafiosi, forse di mafiosi di una volta, mezza parola. Cioè, se succede qualcosa a lui, adesso lo saprò io e lo saprà tutta l'Italia. Perché visto il lavoro che faccio, certo. Cioè, ho usato lo stesso, dobbiamo fare così, dobbiamo far diventare anche dal punto di vista economico conveniente essere contro la mafia.
E io direi che non c'era modo migliore per chiudere questa video chat, che abbiamo 2 ore e 13 che siamo in onda. Bisogna conservare tutto. No, no, beh, ovvio, perché la diretta dalla macchina di Tina è una quello cosa che ha detto meravigliosa. È una cosa meravigliosa. E io vi ringrazio Piff, ringrazio la professoressa Pellegrini, ringrazio il prof Dalla Chiesa. Ovviamente quando con Tina siamo già d'accordo che se si potrà fare il 18 di marzo arriverà la quarta Savona 15 a Milano. L'abbiamo già fissato, quindi Piff, non prendere impegni, insomma, che così il 18 di marzo sei a Milano anche tu. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, che sono ancora tanti. Poi giusto un'unica cosa, Giuseppe Teri, chi è? Ma è da te Piff? È la campagna, siamo a Roma, ci stanno chiudendo, chiunque abbia vissuto a Roma sa che c'è la campana. No, perché c'ho due nemici, però la mafia, e poi subito dopo il parroco che suona la campana per 20 minuti, come se vabbè, però starà facendola, perché ha visto che siamo collegati da 2 ore, dice ora è di basta. No, giusto perché me lo sta chiedendo con un messaggio sui commenti Giuseppe Teri della scuola Caponnetto, di cui tra l'altro il prof è il presidente, voleva ricordare che la petizione della scuola Caponnetto contro le scarcerazioni ha avuto 45.000 firme, tra l'altro in pochi giorni, a proposito del... Quindi grazie a tutti e ci rivediamo spero dal vivo, se no in qualche altra video chat a questo punto. Tanto Tina ha detto che dobbiamo fare un appuntamento almeno ogni 2 settimane con video chat, sì. Perché ormai ha preso gusto, sei galvanizzata dal fatto che ha fatto 12.000 visualizzazioni l'altro giorno, quindi adesso ci rivedremo. Non fermi più. No, esatto, ormai Tina è un ciclone, infatti i poveri non mafiosi che troveranno sulla sua strada. Vi ringrazio e... A questo punto ricordiamo ancora Antonio Montinaro, Vito Schifani, Rocco Di Cillo, Francesca Morvillo e Giovanni Falcone, e nel loro esempio ci rivediamo a questo punto per il 19 di luglio, quando invece commemoreremo Paolo Borsellino, Walter Eddy Cosina, Emanuela Loi, Claudio Traina e dimentico Limuli. Vincenzo Limuli. Grazie mille. A tutti. Grazie, ciao. Ciao.